Ciao ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video dove vi parlo di Lazio-Napoli. Raga, Lazio-Napoli, partita finita 1-2 per il Napoli, vittoria, vittoria da grande squadra, vittoria con carattere e qui non devo svalutare Spalletti, ma mi devo complimentare con Spalletti. Allora, quando c'è da giudicare, si deve giudicare, quando non c'è da giudicare e c'è da elogiare, io elogio. Semplice, semplice, semplice. Io come vedo le cose, così giudico, così giudico. Se le vedo, se vedo cose positive, dico elogio Spalletti. Se vedo cose negative, allora mi innervosisco contro Spalletti. Allora, di questo Napoli cosa mi è piaciuto? Come ho detto prima, il carattere. Il carattere. Allora, lasciando stare il carattere per come ha messo la squadra Spalletti, io vi analizzo la prestazione. Inizialmente il Napoli ha la sfortuna di passare subito in svantaggio e la Lazio ha la fortuna di passare in vantaggio con Mattia Zaccagni che infila le spalle di Meret un pallone molto molto preciso e è stato bravo Zaccagni. Meret lì per me non poteva fare nulla, poi per alcuni poteva fare qualcosa in più, ma Meret ci ha salvati nel secondo tempo sul colpo di testa nel finale di Cataldi, mi sembra, o Vesino, non ricordo. E Meret lì è stato sontuoso a mettere le mani subito, precisamente in quell'istante. Domani penso che farò uscire il video del pagellone, quindi darò il voto dei giocatori del Napoli, ai giocatori del Napoli, e mi raccomando, non perdete. Allora, quindi la Lazio parte subito forte 1-0 e dopo il quarto minuto la Lazio continua, continua, continua fino a un quarto d'ora di gioco, perché poi il Napoli esce, esce bene, il Napoli poi martella la Lazio, martella la Lazio, azioni dopo azioni, palo su palo, il palo di Kvaratskhelia, ne vogliamo parlare, parliamone, parliamone. Dopo una roulette, tira una bomba micidiale, che lì, se il portiere ci arrivava, la mano, il braccio gli si staccava. No, veramente, raga, ora staccare no, però gli faceva male tanto, perché la botta gliel'ha tirata e l'ha tirata anche forte Kvicha Kvaratskhelia. E dopo poi su un calcio d'angolo il Napoli la sblocca. Il Napoli la sblocca con Min Ji Kim, con il coreano. Lì è stato micidiale il colpo di testa del coreano, preciso, bello, è entrato, la palla è entrata di 1 cm, per fortuna, lì ho visto il commento post partita di Maurizio Sarri, ha detto che innanzitutto il rigore c'era, dopo ne parliamo, e su gol di Kim spinge Luis Alberto per farsi spazio e colpire liberamente. Una piccola spinta l'ho vista, ora non voglio analizzare perché a me alla fine mi interessa il risultato. Non vado ad analizzare queste cose e né tantomeno. Se sarei stato di parte, quindi sarei una zia. Non lo andrei nemmeno a vedere, nemmeno a vedere,
Perché poi alla fine non puoi tornare indietro. Alla fine. Il risultato è quello. I 3 punti. Ce l'hai il Napoli. I 3 punti. Ce li abbiamo noi. Quindi. A me va bene così. Ce l'annullava? Lo annullava. Lì per lì. Non è stato annullato. Significa allora che il gol è regolare. Significa allora che il gol è regolare. Quindi. Accettate la vittoria, accettate la vittoria, la sconfitta, accettate la sconfitta. Ed è 1-1. Il Napoli poi dopo, mi sembra che il gol di Kim è arrivato al 38esimo. E il Napoli continua a spingere fino al 45esimo, fino al 50esimo. Perché il primo tempo finisce al 50esimo. Tanti minuti di recupero per l'infortunio di Lozano. E non sembra una cosa lieve, purtroppo. Vi faccio in bocca al lupo. Cioè, le auguro una presta guarigione, perché comunque il Napoli deve essere completo. Per giocare la Champions ad alti livelli e il campionato ad altissimi livelli, ti devi essere completo in ogni ruolo. Finisce il primo tempo dunque 1-1. Entra lo Napolitano subito al posto di Lozano. Stesso lì nel primo tempo. E si gioca quei 2-3 minuti del primo tempo. Poi inizia la ripresa. E ancora subito un Napoli che tartassa, martella, martella la Lazio fortemente. Fortemente. E verso il 55esimo il risultato ancora rimaneva lì. Sull'1-1 ho detto, ragazzi, se non la sblocchiamo qui, il Napoli prima o poi calerà. Il Napoli prima o poi calerà. Infatti il calo è arrivato subito dopo il gol. O perché la squadra comunque ha pensato a difendere il risultato, o perché non ce la facevano più. Due sono le cose, raga. Due. Come fatto sta, per fortuna. Per fortuna ce la siamo portati a casa. Prima del gol di Kvaratskhelia, dopo ne parliamo del gol, prima parliamo dell'azione precedente. Sempre per Kvaratskhelia alto, lì non è un gol mangiato da Kvaratskhelia, perché lì quella palla la devi appoggiare piano a Kvaratskhelia, no, potentissima sul piede. Lì per me non è stato un tiro, ma è stato più un rimbalzo che un tiro, cioè un rimballo che comunque è rimballata poi sopra la traversa, a posto di poi colpire lo specchio della porta. Quindi indirizzarsi, invece di indirizzare la direzione della palla verso la porta, il rimballo è andato alto. Quindi per me forse è andata la sfortuna contro Kvaratskhelia, perché se fosse stato un po' più fortunato, forse il pallone sarebbe entrato dentro. Difficilissimo. E dopo un po' arriva sempre lui sul posto giusto. Stavolta ce la danno piano e lui tira una catosa di potenza dove Provedel non può nulla, non può nulla. E da lì poi il Napoli inizia a soffrire. Inizia a soffrire, Meret fa una super parata su un colpo di testa, non so di chi, forse Cataldi o il subentrato Vesino, non ricordo, fatto sta, Meret ci salva. Meret ci salva, Sarri si è lamentato come tutti i giocatori della Lazio e tutti i tifosi che poi ci hanno riempito di fischi nel finale, hanno cantato anche Vesuvio, l'amore che fu, eccetera, eccetera. Cose ormai che a me fanno il solletico, perché viene cantato ogni partita, viene cantato ogni partita. Possono fare anche mille di quei cori, anche mille di quei cori. Quello che conta è che al 95esimo noi stiamo festeggiando e loro stanno ancora cantando, cantando con la lacrimuccia, con la lacrimuccia, mentre loro stanno a 8 punti, noi stiamo a 11, noi siamo la capolista. Quindi a me con quei cori non ci faccio niente, non ci faccio niente. Come nemmeno loro, come nemmeno loro. Quindi della vittoria godo ancora di più. Perché posso di fare i cori, pensate alla vostra squadra che ha perso un'altra partita dopo aver pareggiato contro la Samp.
20. Dopo il gol di Kvaratskhelia, il Napoli soffre, però ha saputo soffrire. Devo dire la verità, ha saputo soffrire anche con un pizzico di fortuna, perché comunque, ricordiamoci, Rachmani come l'ha messa fuori. Rachmani stava lui la porta. Il portiere non si vedeva proprio. Stava lui la porta. Il portiere ormai era uscito a contrastare il pallone. Rachmani che riceve poi il rimbalzo tra il portiere e l'attaccante della Lazio, lo riceve lui e per fortuna, non dico che è stato lucido, è stato fortunato a metterla di poco a lato, quasi scheggiando il palo. Molta fortuna lì, eh? Molta fortuna lì, non dico che è bravura, ma è fortuna. È fortuna. Poi se è stata la bravura di Rachmani, deve essere premiato. Deve essere premiato. Con minimo ne devono pagare la cena. Quindi, bravi, bravi ragazzi. Mi vanno bene questi 3 punti. Perché, sinceramente, prima della partita io il Napoli lo davo per sfavorito. E come subito ho visto l'inizio della Lazio, ho detto qui. Questa partita era come me l'aspettavo. Invece no, poi il Napoli mi smentisce. Poi il Napoli mi smentisce. È inutile. È rigore, non è rigore quello di Mario Rui. Ma chi ha vinto alla fine? Chi ha vinto? È stato dato il rigore? No. Quindi significa non è stato nemmeno chiamato al VAR l'arbitro. Quindi significa che il rigore non c'è. Oppure hanno sbagliato. Ma a me non mi interessa. 2-1, due pire l'avete avute? Non mi interessa niente di tattica, non mi interessa niente di quello che voi pensate di noi. Sfottete, sfottete, voi state a 8 punti, noi a 11. Ciao ciao, ragazzi.